Cioè, se domani mi dici andiamo a la stella Michelin che c'ha il banchetto in mezzo alla strada e fa gli hamburger, però è bravissima, gliel'hanno dato la stella Michelin, o mi dici andiamo a New York a provare una carbonara che fa schifo, in entrambi i casi ti dico sì, e in entrambi i casi sono proprio col sorriso e con la valigia pronta. Allora, per questo evento che a M24 ore in sostanza sono 24 temi, argomenti legati sull'amore che festeggeremo San Valentino, una cosa sulla quale non potevamo tergiversare è l'amore per il cibo. E per l'amore per il cibo abbiamo chiesto a Pratt, quindi Lorenzo Prattico, se poteva dire qualcosa su questo tema. Una brevissima introduzione mia. Lorenzo è uno YouTuber, streamer, cos'è, da un anno che avete il canale? Dico avete perché c'hai un team comunque dietro, giusto? Siamo un po' a lavorare. In marzo festeggiamo i 2 anni. Perfetto. Secondo me fa parte di quel mondo abbastanza recente che questo modo nuovo di raccontare il cibo, soprattutto di un fronte romano, no? Io lo associo molto con altri YouTuber tipo Franchino il Criminale, piuttosto che Bracciami Ancora, Two Men One Kitchen, che a me piacciono molto. Giulia Grosbo, Sì, Bracciami ma Ancora, sì, è un po' siamo uno squadrone ora. Esatto, però è proprio un modo nuovo, secondo me, di raccontare il cibo e soprattutto un modo nuovo di raccontare il cibo, dirò, nato a Roma, secondo me. E che cosa ci puoi dire su questo tema? Cioè, l'amore per il cibo, cos'è per te esattamente? Questo periodo sto studiando il coreano, Massimo, perché volevo organizzare dei video a tema Corea, e c'è la frase con cui si chiede come stai a qualcuno, che è la stessa frase che si usa quando bisogna chiedere se hai già mangiato. Per me è questo l'amore per il cibo. Lo considererei una forma artistica alla fine, come può essere la pittura, come può essere la scultura. Però, almeno per me, soggettivamente, è una spinta vitale così forte, anche nel senso proprio letterale del termine, perché senza cibo muori, che riesce a creare un significato del tutto nuovo dal punto di vista della forma amore, perché alla fine può essere un'arte che fa bene all'anima, ma fa contemporaneamente bene anche al corpo e anche al cuore. È così completo come discorso, quello del cibo, che forse è la parola amore che dovrebbe imparare da lui. E infatti, un'altra domanda che mi sarebbe piaciuto, che faccio, no? Mi sarebbe piaciuto farti è questa, cioè l'amore per il cibo, ma l'altra questione è il cibo è propedeutico per l'amore? Ma praticamente hai già risposto, insomma. Anche Eh sì, e questo anche appunto, sia dal punto di vista del letterale, rituale, no? Cioè, da tutto, dal punto di vista appunto mentale, fisico, dalle ricette erotiche di Cleopatra fino invece a quelle dell'anima che ti consiglia il tuo nutrizionista slash psicologo. Quindi in realtà è a 360 gradi un bisogno umano. certo. Ascolta, altra cosa che secondo me è interessante è che comunque sia quello che viene fuori dai tuoi video è proprio anche questa, insomma, grande romanità, no? Che in qualche maniera rappresenta un'altra forma di amore. E quindi ti chiedo, amore per il cibo e amore per Roma. Dacci due o tre piatti che in qualche modo uniscono questi due concetti. E perché soprattutto? Non ti rimetterei niente di troppo, però magari anche ultimamente abusato, proprio perché comunque li conosciamo tutti, quindi non ti devo parlare a carbonara col pecorino, questo è buona. Quindi possiamo andare su un termine di romanità magari un po' più di un po' più sconosciuto, un po' più da nonni, però comunque considero proprio le ricette. E
e magari neanche specificatamente romane, ma proprio dal punto di vista emotivo. Però ti metterei i miei zii che andavano a lavorare con la frittata di cipolle nel pane, quindi il panino con dentro la frittata e basta. Poi ti ci metterei le ricette col sedano di mia nonna, che chiamava Sellero, anche se la pronuncia corretta è Sellero. Infatti uno alto a Roma, uno alto alto si chiama Sellerone, perché sembra il gambo. Quindi per esempio il lesso, quel, mamma mia che buono quel sedano. E poi magari li metterei come terzo una ricetta che io adoro, ma che si mangia sempre meno, che è la pagliata, che non c'è bisogno che ti racconto cos'è e come si fa. Vedi, quando parlo di Roma mi sale un po' di più il romano. Però è anche quella, è un'altra ricetta che è proprio accontentarsi degli scarti, valorizzandoli e rendendo un po' la storia del quinto quarto romano. Quindi gli direi questi tre. Vincenzo, tu che hai vissuto a Roma? Sì, io ci ho vissuto 10 anni, è stato un lungo tragitto attraverso varie zone romane, poi mi sono un po' fermato verso Roma Sud. E, ti vogliamo bene lo stesso, Vincenzo, cioè, non è un difetto. No, lo so. No, mi sono legato molto, Roma Sud mi piaceva proprio, una dimensione strana, non so, mi piaceva. Bella Roma Sud, ci ho vissuto da giovane, solo che poi quel tempo però ho scelto più zona a est, zona quasi nord. Ok. No, allora, innanzitutto, mi veniva da dire questo, cioè, come dire, per quanto riguarda, diciamo, la rispolverare le ricette, no? Anche magari in una chiave nuova. Questo, se ti interessa, come dire, in che modo lo fai, in che modo ti piace riconsiderare la tradizione appunto romana, che per esempio è molto forte, stavi dicendo appunto, no, le ricette che vengono proprio dalla tua famiglia. E intanto questo, e poi non so se magari ti andava di parlarci di alcuni tuoi ingredienti preferiti che usi particolarmente, che ti piace usare e che sai proprio, di cui conosci vita, morte e miracoli, no? L'altro giorno ad uno scrittore ho chiesto quali erano le sue parole preferite da usare, no? Quelle che inconsapevolmente usa di più. Cosa ha detto? Beh, non mi ha risposto in verità. Sì, ce l'ho, ma non te la dico, più o meno ha detto. Non ti permettere mai più di chiedermelo. Allora no, però ci riprovo a fare una brutta figura e chiedo se c'è qualche ingrediente particolare o una modalità di cucina, tipo friggere o mettere al forno, cioè cosa, qual è quello che ti piace di più? Ti rispondo con tre cose che sono un po' tutte e tre che ti possono, si collegano a entrambe le dinamiche che potresti avermi chiesto. Quindi sono il polpo rosticciato, i calamari nella calamarata e la pancia di maiale, che però là ci spostiamo anche più forse sulla cucina orientale, perché quel tipo di cottura particolare dal cipollotto alla salsa di soia, il grado di valorizzazione che riesce a fare con la pancia di maiale in quel contesto è immenso. Però il polpo, io sono malato di polpo, sto in camera di hotel adesso con Luca, uno dei videomaker del progetto, e ogni volta che c'è il polpo rosticciato da qualche parte è il piatto che prendiamo, magari manco facciamo il video, però polpo rosticciato, questa è una scelta bella, molto bella. Mamma mia quanto è buono. Tentacolare. Lo fanno bene a Roma Sud, eh? Bene. Ma poi ci dai qualche consiglio allora su dove andare. Ascolta, una cosa che si contrappone con la questione dell'amore, no? Ed è l'odio, gli haters, visto che siete molto esposti da un punto di vista social. Mediatico. Intanto, ne avrete di sicuro. Alcuni, seguendo anche le tue dirette... Secondo me no. No? Haters è un termine che utilizziamo, odiatori, per giustificare dei momenti di vuoto totale, vuoto pneumatico della nostra esistenza, anche di 20 secondi sul bagno, proprio mentre stai cagando, in cui devi esprimere questo vuoto in qualche maniera e lo rigurgiti su qualcuno che non conosci, che probabilmente rappresenta per te qualche figura, qualcosa, però che effettivamente non ti esprime nessun tipo, non ti fa esprimere nessun tipo di sentimento vero e proprio. È più un nulla reso magnifico, ma in sé non è vero, non stai odiando. Come per esempio molti fan non è che stanno amando, ti dicono ah sei un grande, però effettivamente poi non c'è nessun tipo di emozione. I social gonfiano tutto, nel bene e nel male. Io non credo esistano i veri e propri haters, a meno che non ti vengano a casa a bruciare il divano, non ti odiano in realtà.
come non magari appunto non ti amano. Sì, la domanda successiva era appunto come venivano gestiti, ma già questa risposta, insomma. Hai visto, facciamo il copia e incolla. Copia e incolla. Ascolta, un'altra cosa che a me piace molto di quello che fate è il fatto anche di raccontare la storia, poi ad esempio dei posti dove andate. Credo che ci sia una grande preparazione comunque dietro. Però volevo sapere, perché mi interessa da un punto di vista proprio narrativo, come mai fai questo tipo di lavoro anche informativo, insomma, e volevo sapere anche, immagino che controllerete, che tipo di risposta ha questo tipo di informazione storica a livello di interesse sul vostro pubblico. Lo conosci Sabaku, il content creator, Massimo, perché mi aiuta nella risposta? Davvero? Perfetto. Allora, cioè abbiamo un gruppo Telegram, io, Franchino e Giulia Crosbo. Questo gruppo Telegram ci prendiamo sempre per il sedere a vicenda, però la frase che spesso esce è: sì, vabbè, era buono, ma se ci aggiungi mezzo ettore sentimento. Nel senso che io di solito so quello che pensa sempre alla storia, all'emozione, alle persone dietro, perché secondo me quelle sono effettivamente una parte del piatto e sono il motivo per cui dopo 10 anni buone ste lasagne, ma quelle che faceva mia nonna, e non è vero, quelle erano delle buone lasagne, ma a te quelle lasagne saranno sempre l'idea, nell'iperuranio delle lasagne ti avrai quelle lasagne. E questo perché l'emozione è una parte fondamentale del cibo e spesso questa cosa non la si considera, ed è per questo che poi per mangiare un po' magari dove ti capita e consideri il cibo per quello che è, buono, cattivo, e togli tutta un'altra componente importantissima. Per come lo facciamo noi, proprio perché teniamo a questa cosa, siamo un po' come Sabaku, nel senso, magari c'è un tipo di attenzione richiesta che ha, cioè perché dovresti a mezz'ora ascoltarmi la storia dell'Alessio alla Romana, e ci sta. Però se la vuoi sentire e entri in quel mood, vuol dire che sei esattamente come noi e vivi il cibo esattamente come noi. Quindi magari può esserci meno risposta rispetto a quando facciamo il video «Le carbonare più buone di Roma», che sappiamo che ci porta delle numeriche differenti. Però c'è anche il fatto del dire «No, non lo posso, magari lo facciamo una volta a settimana, fai il video per le numeriche», e una volta a settimana fai il video perché vuoi fare quel video storico e riesci a catturare, a avvicinare a te, a abbracciare proprio le persone che sono come te, quindi magari meno, ma proprio come te, quindi un bel sentimento, una bella emozione nasce, l'obiettivo è più quello. Sì, quindi avvicinare in sostanza persone simili, interessate. Persone simili, sì. Una cosa insomma, collegandomi a questo discorso, ti volevo chiedere questo, cioè a volte come l'impressione che questo condizionamento, no, dice no, le lasagne di mia nonna non le batte nessuno, è vero, questa cosa però l'ho notata anche per alcuni ristoranti, cioè che magari hanno raggiunto una fama tale che si autoalimenta e tu vai lì e pensi che tutto quello che stai mangiando è buono, cioè c'è un forte condizionamento, cioè come se il tuo giudizio si sospendesse per la fama o per la storia che ha quel particolare posto, no? Allora mi chiedo, per esempio anche nei confronti della cucina più sperimentale, cioè a volte, no, il solo fatto di andare a provare qualcosa di sperimentale, no, ti costringe a dire no, buono, cavolo, però effettivamente... Perché sennò fai la figura da scemo. Esatto, sennò fai la figura da scemo, però magari effettivamente ti manca la libertà di dire, secondo me questo accostamento non è... Cioè, non ci sta, concludendo, dicevo questo: cioè, a volte il condizionamento è tale per cui il giudizio lo riteniamo fallace a priori, e da consumatori semplici, ignoranti, non siamo abbastanza liberi. Anche se poi effettivamente ci può essere un grado di raffinamento, ma non lo so. Che cosa ne pensi di questo tipo di condizionamento? Mi hai fatto venire in mente proprio con le parole prima un corso di. Era marketing su alimentazione, ma non
non era molto bello come corso, solo che a un certo punto disse una frase che nel male mi rimarrà impressa per un sacco di tempo, e era: aprire un ristorante, mettete pochi tavoli e tanta qualità. Dopo 6 mesi è il successo, aumentate i tavoli e diminuite la qualità. E il concetto è proprio quello, perché riesco a costruire una fan base che col tempo si alimenterà questa bolla, e quindi io punto su quest'eco, che dal punto di vista del marketing in realtà ti dico pure sì, è giusto farlo, dal punto di vista dell'alimentazione e della possibilità di esprimere se stessi, credo che la cosa giusta sia essere coerenti col proprio vissuto, nel senso: ho avuto questa vita, ho avuto queste esperienze, questo piatto mi piace sì, questo piatto mi piace no, lo esprimo. A quel punto però non vado a esprimere un giudizio, vado a esprimere un'opinione, che spesso le confondiamo come cose, però sono sempre: dire questo piatto non mi piace e dire questo piatto è un pezzo di fango è molto differente, e credo che sia tutto lì, in quella sfera. No, perché troppo spesso poi anche nelle recensioni, no, su TripAdvisor eccetera, no? Cioè, io vedo proprio questo tipo di squilibrio, no? Di dire, cioè, a volte uno si sente tradito dalle aspettative, ma forse le aspettative erano sbagliate, erano eccessive, o sì, non sì. Conosce quel tipo di cultura che c'è dietro quel piatto che ha mangiato, quindi, e si confonde magari anche il parere, che può essere invece illuminante, che può aiutare. Ci sta, no? Anche il fatto di seguire, cioè per esempio io mi sono accorto col tempo che è una cosa che ci sono quelle piccole cose che magari fai che non sai che gli altri fanno o non fanno. Per esempio, magari tu ogni notte prima di dormire ti tocchi il naso, un gesto scemo, nessun altro lo fa, e tu dici: ma come, poi non vi toccate il naso quando andate a dormire? E tu effettivamente queste cose non saprai mai se gli altri le fanno. E mi sono accorto di una cosa del genere quando con un amico parlavamo e lui mi ha fatto la domanda: scusa, ma tu ti guardi i video di YouTube perché ti piacciono? E io ho fatto sì. Lui mi ha fatto: no, io guardo YouTube perché così so dove andare a mangiare. E per me è stata una rivelazione, perché ho detto: no, non lo farei mai, cioè io non mi guardo un video perché così so dove andare a mangiare, mi guardo il video perché mi piace il creator e come racconta. Non vivrei quel tipo di influenza, vivrei un'influenza più emotiva. Quindi in base a come sei fatto poi vai con un certo mood in quel locale, e cambiano le sorti sia della tua esperienza: ah, ma questa carbonara deve essere la più buona di Roma, sia ancora la carbonara che torna, sia il tuo approccio al mondo del content creator in generale. Certo. Ascolta, voi viaggiate molto comunque, per ultimamente, adesso credo sempre più spesso, cioè avrete alzato il numero di esperienze fuori da Roma. Che tipo di aspettative, cioè parlaci. Perché il fatto di spostarsi di 300, 400, 500, 600, 2000 chilometri, no? dal posto dove si risiede per provare un cibo, per provare un'esperienza, per andare in un locale. Poi tra l'altro voi siete pieni di format, perché ne avete, cioè, non so quanti, però quello lì è un altro elemento. Siccome noi affrontiamo anche questo tema qua, no? In questo evento, cioè l'amore per il viaggio, per il trasferimento, eccetera, il fatto di avere questo diciamo gap di distanza è una cosa bella rispetto al tema amore e cibo, o è una cosa penalizzante? È la cosa più bella del mondo, Massimo, cioè io vorrei vivere così, con un po' più dei soldi, perché ci servono un po' più dei soldi, stiamo aumentando, tanto lì poi aumento le spese io, cioè è colpa mia in realtà, però è esattamente così. Credo che se ami qualcosa, sei non disposto, hai proprio voglia di inseguirla, tra virgolette, in tutto il mondo, quindi non riuscirei mai a fare il creator romano che fa solo cose romane, come non riuscirei a fare solo cose coreane se abitassi in Corea, solo cose messicane se abitassi in Messico. C'è bisogno proprio del viaggio per riuscire a scoprire cose. E se domani mi dici: andiamo a la stella Michelin che c'ha il banchetto in mezzo alla strada e fa gli gamberi, però è bravissima, gliel'hanno dato la stella Michelin, o mi dici andiamo a New York a provare una carbonara che fa schifo, in entrambi i casi ti dico sì, e in entrambi i casi sono proprio col sorriso e con la valigia pronta. Beh, è un bello spirito comunque, nel senso che... Ah, per me sì, mi fa sorridere, quindi... io ho altre due domande, poi eventualmente... Allora, la prima è una richiesta, tipo
un libro. Non ti posso dare soldi, Massimo. Ti ho appena detto che costano troppo i viaggi. Sei proprio là subito. Hai fatto. Basta, Mario. Voglio. Sono pieno di soldi, non mi interessa. Non mi interessa più ormai. Un libro, un film e una canzone sul cibo. La canzone c'ho un po' di problemi. No, la canzone ce l'ho, mamma mia, bellissima. Allora, il libro, in realtà io amo Bourdain, quindi qualsiasi sua espressione, e ce l'hai, ti voglio bene, Massimo. Ce l'ho. Qualsiasi espressione, e ha avuto una vita piuttosto tragica, ma in quella vita tragica forse proprio la cosa che l'ha spinto, l'emozione che l'ha spinto è l'amore per il cibo, che gli ha permesso anche magari di affrontare un sorriso le giornate più dure. E il film ho visto da pochissimo, De Menù, e va visto, non parla di cibo e basta, parla di come intendiamo la vita, e il cibo è uno dei perni della nostra vita. E quindi, e poi la canzone, la prima canzone in vita mia di cui mi innamorai, perché finalmente c'avevo qualcosa che mi rappresentava. Io avevo appena preso il tifo in Spagna per una gara di kebab, ero andato a vivere un mesetto in Svezia e c'era un rapper che faceva proprio milioni di visualizzazioni, era famosissimo, si chiamava Marculio, e fece una canzone sul kebab, e la canzone si chiama proprio Kebab, e in svedese dice più cipolla, più ketchup, bellissima, e mi innamorai. Consigliavi una ricetta di San Valentino per chi vuole fare la cena a casa? Poi ti dico la calamarata, Vincenzo. Sì. Beh, dai. Beh, bello. Quindi molto sì, ce l'ho la ricetta di San Valentino, però serve un forno. Mm-hmm. Ci stanno una pagina Instagram di due ragazzi, si chiama Malati di Pizza, si chiamano Vincenzo e Antonio. Riconosco. Fanno le cioè il contesto, la pizza dagli anni 90 è prima passata sul contesto gourmet chef e poi è andato sul contesto popolare ma casalingo, quindi non più pizzaiolo popolare ma casa mia col forno mio, sempre popolare ma faccio la roba in teglia in casa. E proprio oggi hanno fatto uscire la pizza senza impasto con le patate crude sopra col formaggio, con dentro mi sembra abbiano messo mozzarella e mortadella, forse hanno fatto una lavorazione con la burrata, non mi ricordo, devo andarla a vedere il video. Però è una cosa che ti fai a casa, che deve avere attenzione, quindi la dovete fare in due per riuscire a vivere bene l'esperienza, dovete far riposare il panetto, la lievitazione, poi te la condisci come ti pare, l'attesa del forno, tu alla fine hai passato un pomeriggio per fare quella pizza insieme, però alla fine della sera ti riesci a gustare il pomeriggio insieme attraverso la ricetta che hai fatto, che è proprio il concetto di emotività di cui abbiamo parlato oggi. Ti direi una cosa semplice ma che richiede tempo insieme. Bello, bellissimo. Allora chiudiamo per questa cosa. Io intanto ti saluterei e ti ringrazierei, grazie, ciao. Grazie, ciao Massimo. Grazie, ciao. Però ti chiederei di chiudere il video con una tua metafora. Questa intervista è stata come? Ah, sull'intervista, pensavo una metafora che potevo già pensare a mio nonno, le cose che diceva. Dai. Questa intervista... Ho fatto la metafora, dai, se siamo contenti se ce ne fai una per noi. Questa intervista però è molto letterale come cosa. Questa intervista è stata come un leschimese che entra nel swing glue dopo essere stato inseguito da un orso, perché fino a 20 minuti fa stavo rischiando di perdere il cellulare in mare con il vento di Trieste, invece adesso dentro questa casa parlare così tra persone affabili, il contesto tepore, mamma mia, quindi proprio apro il ghiaccio dell'igloo, proprio il posto, la porta di ghiaccio così, con la maniglia di ghiaccio, la apro, chiudo, lucchetto di ghiaccio, chiave di ghiaccio, ah che bello, con l'orso fuori che rimane là a volermi mangiare. Siamo onorati. Ma a te pare. Allora, amore e cibo, mi viene da pensare a un vino che sia estremamente legato ad un prodotto del suo territorio, come connubio, diciamo, indissolubile. E mi viene da pensare proprio al Barolo e ai brasati al Barolo, che sono uno chiama l'altro, senza dubbio alcuno.
Amore e cibo, questo è un bellissimo tema. Amore e cibo, amore per il cibo, piatti che vengono raccontati. E, allora, più che in questo libro, in un mio libro precedente, che si chiama Quarti di Sole e Luna, ho parlato molto del cibo. Molto, per modo di dire, ma insomma, sono molte le scene di cibo che sono contenute. Per esempio, parlavo del venerdì nel mercato di Al-Habdali in Giordania, ad Amman, oppure parlavo di un simposio ideale con altre persone in cui si mangia e si beve qualcosa insieme per non guardare la notte che sta scendendo. Ma anche in questo libro, Amare e essere amati, è presente l'amore per il cibo, anche se in maniera più delicata, credo, in maniera meno evidente. C'è un brano di prosa lirica, quasi un racconto veramente, che si chiama La più piccola di famiglia. Ecco, dove il tema del nutrimento, madre e figlia, viene proprio affrontato in modo molto lirico e molto poetico, direi. Ecco, però mi interessava questo concetto di nutrimento, perché alla fine è un po' un nutrimento che è bilaterale. Da una parte c'è il nutrimento fisico della madre verso la figlia, ma dall'altro direi che c'è la figlia che, nutrita, diventa poi a sua volta madre di sua madre, ecco, in qualche modo la rigenera. E niente, vi leggo qualche passo, magari un po' lunga, ma no dai, possiamo leggerla tutta, un po' lunga, mi perdonerete. Quando cado dalla mattina possono vedermi tutti e divento il colore pesca delle mattonelle o una lavatrice che fa la centrifuga. Divento la sveglia che nessuno ha saputo spegnere, divento il sollievo dopo la sveglia e il silenzio e i piedi nelle ciabatte e i primi passi di là verso il mondo. Oggi sono stata tutto il giorno sulle scogliere fino a diventare come loro. Le navi erano piccole geometrie da bambini di terza elementare e l'acqua spruzzava il suo sale, le squame dei pesci rilucevano come occhi. Sono Beatrice, la più piccola di famiglia, amo il ghirigoro, amo scherzare, le piante grasse da sfiorare, per sentirne la puntura, mi piace festeggiare il mio compleanno anche senza nessuno. L'ultima volta c'erano 4 malcapitati e l'ospite d'onore era il telecomando senza batterie. Ecco, sono Beatrice e il mio nome vi benedice se lo dite. Oggi cado dalla mattina in un alito di fumo e dalla camera vedo mia madre che prepara la colazione. Io sono strisciata nel bagno a fare la pipì, mi specchio. Sono bella e se nessuno me lo dice, me lo dico da sola. Lo specchio è d'accordo, sorride e annuisce. Oggi è estate, fa caldo, mia madre si è vestita con un abitino a fiori e fiori è il suo profumo e anche il suo seme preferito a carte. Una donna di fiori, mia madre comandante, spiega le vele del giorno, mi dice quello che farò, che cosa sarò, dove andrò e il mio corpo diventa un aereo di carte ed esce dalla finestra senza fare ritorno. Mia madre è un bambino e io sono sua madre, in verità. Ieri l'ho vista che beveva e parlava con i bucanieri. Io ero una scogliera disegnata, l'acqua non aveva suono e profumo. Ero un bel pensiero dietro i suoi occhi di vetro, all'ombra dell'uncino. Ero un pensiero da evitare, come una scogliera. Sono bella. Adesso sono in strada e i miei capelli vorrebbero prendere il vento, ma oggi l'aria è triste, il sole è una ruota di bicicletta. Mia madre e mia figlia, l'ho baciata e lasciata andare dove lei va tutte le mattine. Io sono rimasta a navigare al largo del Pacifico, ma solo per finta, perché sono io ad essere sempre attesa. E devo sempre andare, ho poco tempo per me. Mi chiamano tutti, tutti vogliono la mia compagnia, per forza sono unica, come una lenticchia sulla punta dell'indice. Oggi è il mio gran giorno, me l'ha detto lo specchio. Spero solo che il destino non arrivi troppo velocemente, sono sicura che mi sta aspettando sulla panchina e avrà il volto di Pierino, il ragazzo a cui capitano sempre tante cose strane, le racconta sempre in terza persona. Che buffo, oggi ho fatto innamorare almeno 4 principi e 100 fanti al loro servizio, marciavano compatti e si inginocchiavano tutti al mio cospetto, c'era una fanfara, squillavano trombe regali, adesso aspetto Pierino sulla panchina della nostra isola. Eccomi qui, vedo i bebè nel passeggino con le mamme che parlano alle mamme, mentre i nonni hanno le facce come palloncini, hanno peli al posto dei capelli e odorano di brodo di gallina. Vogliono volare, via, 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 hanno un viso senza punteggiatura, uguale ovunque. Pierino, muoviti, ti sto aspettando. Dalla scogliera alle vele sono geometrie, mia madre e mia figlia, io sono la scogliera.
Sono sola nel parco, la panchina di Pirino è vuota, persino io sono scomparsa, peccato, ma sempre storie così divertenti da raccontarmi. Io sono Beatrice, il mio nome, se lo dite, vi benedice ogni volta. Mia madre è tornata come un uccellino al nido, con vermicelli nel becco perché io possa mangiare qualcosa. Io sono stata tutto il giorno una scogliera e lei un paracadutista che sta atterrando col suo. Eccomi, sono tornata, come stai tesoro? E io sono ferma, anche se le salto addosso per la felicità. E sono ferma come la panchina e l'acqua del Pacifico è piena di pescioni mai visti e mia madre si sta togliendo il cappello di paglia e posa il pane ancora caldo sulla tavola avvolto in una busta di carta bianca. Ne prendo un pezzetto perché sono un'uccellina nel nido. Ho con me le mie figure, le mie storie, le indico, voglio sentirle, agito le mie 20 braccia nell'acqua come un polipo, volare in un liquido, metà pesce e metà uccello, mia madre l'acqua del Pacifico sguscia i miei peli di roccia, solleticante, lavorandomi, finché ogni mia fibra si immergerà in lei e torneremo per sempre una cosa sola. La lancetta dell'orologio si è staccata. Adesso è notte, è bastato distrarsi un attimo, sono uscita dalla finestra senza bisogno delle ali, ma solo d'un velo bianco. Ho scoperto di avere bellissimi seni e una corona d'argento in testa. Ho aperto alla notte i miei seni nudi, mi sono spogliata di tutto e l'acqua del Pacifico mormorava tra coperte di onde. Sono Beatrice dal nome benedetto. Mamma dorme. Sto volando verso qualcosa che non conosco. Non sono più una scogliera. La luna mi illumina, il mio velo è una scia di latte. Il tempo dura finché lo sguardo nel buio e gioca con cerchi e triangoli e mi parla con i suoi suoni o con la voce di Pierino. Adesso sto dormendo, dormo, dormicchio. E la colazione è una nuvola di odori e suoni che come un'onda calma lambisce il mio corpo. La più piccola di famiglia.